Nel salone della Camera di Commercio di Basilicata a Matera il workshop Fondi BEI, le opportunità per le imprese di Confindustria Basilicata e Confindustria Puglia con la partecipazione della vicepresidente Vigliotti e della DD Microcredito Centrale Minotti. Sono tante le opportunità per le imprese legate ai finanziamenti messi a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti che mirano a promuovere le priorità e gli obiettivi dell'Unione Europea, tra cui la sostenibilità climatica e ambientale, l'innovazione e le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese, la coesione e lo sviluppo. Proprio per illustrare fondi e prodotti finanziari disponibili, modalità e requisiti di accesso, Confindustria Basilicata e Puglia, in collaborazione con la BEI, hanno organizzato un workshop ad hoc. La Banca Europea per gli investimenti ha un'attenzione particolare sia per le zone di coesione sia per le piccole e medie imprese. La banca nasce nel 1958 con l'obiettivo di realizzare il mercato interno e di aiutare le regioni di coesione. Un obiettivo che è rimasto nel tempo, anche perché molti altri paesi si sono uniti all'Unione Europea e anche perché ci rimangono ancora delle regioni dove è necessario un particolare impegno. Noi ci avvaliamo molto degli istituti di credito nel Mezzogiorno per raggiungere le realtà più piccole, per raggiungere le piccole e medie imprese con cui noi non avremmo la capacità di arrivare, per cui sviluppiamo insieme alle banche, agli istituti finanziari, delle relazioni privilegiate, delle linee di finanziamento a dei tassi molto competitivi che possono quindi raggiungere le piccole e medie imprese e aiutarle nel loro sviluppo. Loro sviluppo che sempre più sarà sfidante perché diciamo, le sfide che la digitalizzazione, che la transizione verde pongono sono importanti, quindi bisogna essere attrezzati per affrontare queste sfide e noi vogliamo accompagnare le piccole e medie imprese in questo processo perché anche nei settori più tradizionali c'è ampio spazio per migliorare, c'è ampio spazio per introdurre dei processi più innovativi e quindi diciamo, il nostro ruolo è anche quello di accompagnare sia il sistema creditizio che il sistema imprenditoriale in questo processo perché ovviamente la crescita del Mezzogiorno non ci può essere crescita se non c'è crescita nel Mezzogiorno, per noi questo è un dato molto importante, noi nel 2022 abbiamo fatto finanziamenti per 2 miliardi e mezzo nel Mezzogiorno, non sono solo piccole e medie imprese, ci sono anche delle realtà molto importanti, abbiamo firmato con Mermec un progetto molto importante, firmeremo oggi con Acquedotto Pugliese un finanziamento altrettanto importante, abbiamo finanziato lo scorso anno la Napoli-Bari, questa grande infrastruttura, quindi è una realtà dinamica, una realtà che va aiutata a sviluppare le proprie migliori energie. Noi sappiamo che i fondi BEI tradizionalmente sono indirizzati alle large cap e alle mid cap, ma è chiaro che l'obiettivo, e ci auguriamo che oggi la presenza della vicepresidente Vigliotti possa significare questo, è quello di garantire strumenti di finanziamento alle PMI lucane che sono al cospetto della storia in questo momento, sono di fronte a un momento di grandi rischi e di grandi anche evidentemente opportunità legato alla doppia transizione, quella digitale e quella ecologica. Le imprese sono disponibili ad investire, hanno bisogno di finanza sempre più perché i temi della competitività che oggi si fanno sempre più stringenti si possono superare soltanto con gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica. Per questo servono risorse, un istituto finanziario come la BEI mi auguro possa cominciare un percorso di accompagnamento e di supporto finanziario anche alle imprese lucane. Confindustria Puglia e Confindustria Basilicata insistono su due luoghi che sono veramente, oltre ad essere estremamente vicini, siamo una macro regione, abbiamo un'affinità incredibile grazie anche alle eccezionali attività che ha messo in campo il Presidente Somma, abbiamo veramente un'ottima collaborazione per tutte le imprese del nostro territorio. Oggi parliamo di una grande opportunità di accesso al credito, di agevolare l'accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese, grazie a Mediocredito Centrale, grazie al Fondo BEI che danno una garanzia per quelli che sono i prestiti che richiedono gli investimenti che devono essere finanziati
utilizzati per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Sì, oggi è una giornata importante perché non è tutti i giorni avere in una piccola regione come la Basilicata il vicepresidente della Banca Europea di Investimenti, la principale istituzione finanziaria a livello europeo, e il presidente di Mediocredito Centrale. Ovviamente oggi parlare di credito è ormai il tema all'ordine del giorno, perché con i tassi di interesse così alti, con l'inflazione che purtroppo comprime i consumi e gli investimenti, oggi gli imprenditori iniziano davvero a soffrire e quindi i conti economici di quest'anno, del 2023, e le prospettive per il 2024 sono difficili. Quindi noi chiederemo alla BEI, ovviamente come istituzione finanziaria, sulle large corporate e al Mediocredito Centrale per le PMI, maggiore credito e maggiore accesso e facilità su strumenti finanziari che possono consentire alle imprese di poter ripartire anche per gli anni successivi. Fondi BEI fanno rima con opportunità per le imprese. Microcredito ovviamente cerca di facilitare un po' il percorso che deve portare le imprese ad intercettare queste opportunità. Certamente il nostro ruolo nella missione istitutiva di Mediocredito c'è l'attenzione al Mezzogiorno, li lasciamo per essere Banca del Mezzogiorno, lo facciamo direttamente come capogruppo Mediocredito Centrale, lo facciamo attraverso Banca Popolare di Bari, oggi BDM, che peraltro in Basilicata è la banca più presente con oltre il 16% di quota di mercato di sportelli. Abbiamo fatto questo accordo importante con BEI di cui siamo fieri, base al quale BEI andrà a finanziare Mediocredito e Banca Popolare di Bari per circa 100 milioni di euro, e grazie a questo noi potremo sostenere piccole imprese con tagli e finanziamenti fino a 10 anni come durata e con importi, diciamo, da importi molto contenuti, diciamo tipici del piccolo operatore, fino a importi più importanti, fino a 12 milioni di euro. Gli imprenditori presenti hanno potuto ascoltare anche la testimonianza diretta di Mermec SPA sulla propria esperienza di finanziamento con BEI. Parliamo dell'accordo di oggi, che cosa prevede e perché rappresenta un'opportunità per il territorio in cui operate? È un'opportunità in quanto questi fondi saranno investiti per ulteriormente incrementare le attività di sviluppo e innovazione che sono l'anima della nostra società. Parte di questi investimenti ovviamente serviranno per completare lo sviluppo della neonata Mermec Ferrosud, quindi rimarranno sul territorio, daranno la possibilità di ulteriormente incrementare l'occupazione zonale, oltre che potenziare la nostra gamma prodotto, dei prodotti che sono altamente innovativi e tecnologici e che hanno consentito nel tempo lo sviluppo sempre più internazionale di questa azienda, che nel corso degli ultimi anni si è sempre proposta sul mercato proprio la capacità di portare qualcosa che prima non c'era. Il finanziamento prevede una prima tranche di 20 milioni di euro e con un programma di ulteriore collaborazione sempre con i fondi della BEI per finanziare ulteriori fasi di sviluppo.